Risulterebbero essere decine i pozzi privati inquinati nella zona di Gaglianico, alle porte di Biella. Si tratta di pozzi di prima falda, cioè profondi dai 7 agli 8 metri, utilizzati per lo più per bagnare orti o abbeverare animali. Nessun problema per l'acqua potabile che pesca a 180 metri di profondità. L'inquinamento sarebbe da imputare ad alcune industrie che scaricherebbero solventi come il tetracloroetilene direttamente nei terreni adiacenti al paese di Gaglianico. Presa a coscienza del problema, le ditte si sono autodenunciate e con l'ARPA stanno cercando soluzioni per risolvere il problema. Al momento i pozzi di Sandigliano e Ponderano non risulterebbero inquinati. Per cautela, ai possessori dei pozzi è vietato l'uso dell'acqua per qualsiasi utilizzo. È l'imprenditore risicolo Paolo Della Rolle, il nuovo presidente della Coldiretti di Vercelli e Biella. Durante l'assemblea, Della Rolle ha dichiarato che metterà tutta la sua esperienza a servizio dell'associazione, evidenziando la necessità di fare sistema per crescere e lasciare un'agricoltura forte e competitiva alle future generazioni. Insomma, costituire una filiera agricola tutta italiana, basata sul coraggio, sulla lealtà, la coerenza, l'etica e l'umiltà. È Sergio Kovacic ed è un lupo di mare, possiede tutti i crismi per avvalersi dell'appellativo. Con il progetto Cazzare e Cazzare intende insegnare lo sport della vela ai ragazzi del liceo e delle medie. Potrebbe sembrare un'utopia per un uomo che vive in risaia a Vercelli, invece ha scoperto che questo tipo di attività può diventare una forma di terapia per alcune patologie come la depressione, l'ansia e le problematiche esistenziali. Vivendo in barca a vela si creano i presupposti di riabilitazione e formazione. Si impara a condividere piccoli spazi, osservare regole precise di comportamento. Si comincia con la teoria sui banchi di scuola e poi nel Golfo di La Spezia a veleggiare con maestro Sergio. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT, ha presentato il progetto della nuova struttura nel centro città di Biella. L'obiettivo è quello di dare ulteriori risposte nell'ambito della prevenzione delle patologie legate alla malattia. Numerosi partner istituzionali impegnati nel progetto. Con questo è tutto. Grazie dell'attenzione.